Storie di santi e conversioni, a cura di Anna Ines. Tutti abbiamo una missione qui sulla Terra, ed è quella di diventare santi. Siamo tutti chiamati ad essere santi. Attraverso le storie di questi nostri fratelli e sorelle maggiori che ci hanno preceduti nella fede, possiamo riconoscerci ed avviarci sulla strada della santità. Vi invitiamo perciò a scoprire ogni giovedì alle 3:15 del pomeriggio, qui sulle onde radio di Friends of Radio Maria, queste storie così umane e straordinarie. Carissimi ascoltatori, per il mese di maggio parleremo di un santo contemporaneo di addirittura 14 super santi, tutti tra l'altro spagnoli, tra i quali possiamo ricordare il gesuita Sant'Ignazio di Loyola, i carmelitani San Giovanni della Croce e Santa Teresa di Gesù, San Pietro d'Alcantara, frate minore francescano, San Luigi Bertrán, domenicano, San Giovanni di Dio, fondatore del Fate Bene Fratelli, che era portoghese di nascita ma spagnolo d'adozione. Stiamo parlando dell'epoca della seconda metà fine Cinquecento, mentre andava diffondendosi l'eresia di Giansenio, che allontanava i popoli dall'Eucarestia, e in risposta sorgevano appunto grandi santi a difendere il Santissimo Sacramento dell'amore. Il 16 maggio 1540 nasceva a Torre Hermosa, in Spagna, il santo dell'Eucarestia, Pasquale Bailón. Cominciamo col dire che il nome Pasquale, di origine chiaramente cristiana, e veniva dato ai bambini nati il giorno di Pasqua. Nel caso di Pasquale Bailón si voleva ricordare più che altro il giorno di Pentecoste, detta anche Pasqua Rosata o in spagnolo tradotto Pasqua dello Spirito Santo, poiché nacque appunto il giorno di Pentecoste di quell'anno, come abbiamo detto, a Torre Hermosa, in Aragona, Spagna, da Martín Bailón e Isabel Ubera. Era di umili origini e sin da piccolo venne avviato al pascolo delle greggi. Fu pastore prima del gregge di famiglia e poi a servizio di altri padroni. La solitudine dei campi favorì la meditazione e il suo desiderio di spiritualità, nonché la continua preghiera. Prese anche a mortificare il suo giovane corpo con lunghi digiuni e flagellazioni dolorose. La prima volta che sua madre lo portò alla Santa Messa, all'elevazione dell'ostia consacrata, il corpo di Pasquale ebbe una scossa. Un giorno si verificò un grande miracolo. Pasquale era fuori nei campi con le pecore e non poteva andare ad ascoltare la messa al vicino monastero. Aspettava il suono della campanella e nel momento della consacrazione il forte desiderio di essere presente al sacrificio della Santa Messa gli fece gridare: «Mio maestro, mio adorabile maestro, oh, se fosse possibile averti qui!» Improvvisamente vide gli angeli inchinati di fronte ad un calice sul quale galleggiava il sacramento benedetto, presenza divina di Nostro Signore. Pasquale cadde con la faccia per terra e adorò Dio. Poi, facendosi coraggio, fissò la bella visione. A 18 anni chiese di essere accolto nel convento di Santa Maria di Loreto dei francescani riformati, detti Alcantarini, da San Pietro di Alcantara, riformatore dell'ordine. Non fu accettato, probabilmente dovuto alla sua giovane età. Pur di rimanere nei dintorni del convento, entrò al servizio, sempre come pastore, del ricchissimo possidente Martín García. Egli non aveva figli e, attirato dalle virtù del giovane Pasquale, gli propose di adottarlo come figlio e di lasciarlo erede di tutti i suoi beni. Cortesemente ma con decisione, Pasquale rifiutò dicendogli che un giorno sarebbe entrato nell'ordine dei francescani. Più tardi dunque, rinunciando a quanto gli spettava e chiesto il consenso dei genitori, andò pellegrinando con l'idea di entrare tra i frati minori di Montfort. Giunto al convento nel 1560, già circondato dalla fama di uomo ricco di virtù e di doni spirituali straordinari, ritenendosi indegno
rimase volontariamente probando per 4 anni. È qui, al convento di Santa Maria di Loreto, che fece la sua professione religiosa il 2 febbraio 1564. Aveva 24 anni e vestiva l'abito francescano mantenendo il suo nome. Rimase qui 8 anni, lieto di poter prestare ai confratelli i più umili servigi con tutta semplicità, assolvendo all'ufficio di portinaio che adempì sempre con la massima diligenza, dando costantemente esempi luminosi di bontà nella carità e pazienza. Ciò che lo confortava maggiormente in questo ritiro fu il trovarsi continuamente con l'oggetto amato, ovvero la Santissima Eucaristia. Non volle mai ascendere al sacerdozio nonostante il parere favorevole dei suoi superiori, perché non si sentiva degno. Si accontentò di rimanere un semplice fratello laico. Per questa ragione non poteva godere della gioia singolare di avere Gesù tra le mani, di darlo alle anime e di predicare ai fedeli le meraviglie dell'Eucaristia, ma non cessava mai di pensare e di parlare di Gesù e passava il maggior tempo possibile ai suoi piedi. Era noto per restare davanti al tabernacolo, in adorazione profonda e immobile, sempre in ginocchio, con gli occhi fissi e le mani giunte oppure incrociate sul petto. Aveva acquistato una tale unione con il Signore che dappertutto sapeva innalzarsi a Lui, pregare, meditare e parlare col suo Gesù, e tante volte mentre preparava la tavola o lavorava nell'orto, fu visto rapito in dolce estasi di amore. All'affetto per Gesù univa anche un tenero e filiale affetto per la Vergine Maria, che gli era apparsa quando era giovinetto. San Pasquale non fu soltanto un adoratore e fedele amante dell'Eucaristia, ma anche un apostolo del Santissimo Sacramento. Ne parlava sempre a tutti, in convento, al lavoro, in viaggio, e molti si univano a lui con entusiasmo per sentirne parlare. Per questo motivo fu eletto maestro dei novizi del monastero di Almansa. Cercò e si sforzò di plasmare quei giovani allo stesso sublime ideale. Per anni fu addetto ai servizi del convento, specialmente, come abbiamo detto, di portinaio, compito che espletò sempre con grande bontà, e anche nei conventi di Jativa e Valencia. Sebbene così giovane, si acquistò una certa fama di santità per le virtù cristiane e morali, ma anche per fatti prodigiosi che gli vennero attribuiti. Fu davvero pentecostale, cioè favorito dagli straordinari doni dello Spirito Santo, tra cui quello della sapienza infusa. Sapeva leggere e scrivere, sì, ma non era colto. Eppure era costantemente richiesto per consiglio da tanti illustri personaggi. Nel 1576, il padre provinciale degli Alcantarini di Spagna, dovendo comunicare con urgenza col padre generale, che all'epoca risiedeva a Parigi, pensò di mandare Fra Pasquale con una missiva. Il santo accolse il mandato con semplicità e spirito di obbedienza, pur sapendo che attraversare la Francia a quei tempi significava correre il rischio di subire aggressione da parte dei calvinisti che in quel momento imperversavano nel paese. E infatti il frate fu fatto spesso oggetto di continue derisioni, insulti e percosse. Ad Orléans fu addirittura in pericolo di morte per lapidazione. Aveva infatti tenuto una serrata disputa sulla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, tenendo testa agli oppositori e ribattendo le loro false argomentazioni. Al ritorno della sua delicata e pericolosa missione, Fra Pasquale sentì l'urgenza di comporre un piccolo libro di definizioni e sentenze sulla reale presenza di Gesù nell'Eucaristia, nel pane e nel vino, e sul potere divino trasmesso al pontefice romano. A testimonianza di questa grande devozione, per cui venne addirittura soprannominato Serafino dell'Eucaristia, cioè teologo dell'Eucaristia, ci sono pervenuti i suoi pensieri personali e preghiere che aggiungeva alle raccolte di scritti su temi eucaristici che trascriveva in un suo taccuino. Leggiamo infatti: «Io credo, e lo affermo altamente, che Gesù, figlio di Dio, è così realmente nella santa ostia consacrata come lo è nella luce del paradiso. La mancanza di fede crea una grande ignoranza
Essi credono che la ragione possa insegnare il contrario della rivelazione e che Dio possa dir sì per mezzo della fede e no per mezzo della natura. Quelli che pensano in tal maniera non meritano altro nome che di insensati. Troviamo anche: purificami, o fonte di acqua viva, sanami, o medico della mia salvezza, ornami di fede e di speranza, perché io ti accolga come in un tempio degno di te. O Padre del Cielo, dammi virtù e coraggio per un avvenimento così grande. O Figlio, sapienza del Padre, dammi la santa e adatta conoscenza di questo mistero. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, dammi celeste fervore, purificando quest'anima con l'ardore della tua carità, perché con fede viva io riceva il Santissimo Sacramento. Tu solo mi basti, Dio mio. Il mondo non esiste per me. Tu sei mio padre, mio sposo, tu sei la mia famiglia, la mia eredità. Tu sei il mio desiderio, tu sei la mia fede, tu sei la mia speranza, tu sei il mio amore. Dio mio, tu mi basti. Quale condiscendenza, o Signore, hai usato con me? Comandarmi perfino che io ti accolga in me. Ed essendo quello che sei, Dio infinito, creatore e redentore mio, che io ti stringa al mio cuore. E infine, poiché Dio desidera ardentemente donarci cose buone, abbi la certezza che Egli ti darà tutto quello che chiedi. Non chiedere comunque nulla prima che Dio non ti abbia mosso a chiedere, in quanto Egli è più disposto ad esaudire la tua richiesta che tu a chiedere. Egli sempre aspetta che noi chiediamo, per cui a chiedere ti spinga più la volontà di Dio che vuole donarti, anziché la necessità di chiedere. Le preghiere, quindi, devono essere sempre fatte in vista dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Esercita la tua anima in continue ed intense azioni, desiderando quello che Dio desidera, rimuovendo dalla tua volontà tutto ciò che di bene e guadagno potrebbe a te venire da quella richiesta. Anzi, questo chiedi sommamente: che Dio sia cercato sopra ogni altra cosa. È infatti cosa degna che prima e sopra di tutto si cerchi Dio, anche perché la divina volontà vuole che riceviamo ciò che chiediamo per divenire più idonei a servirlo e ad amarlo più perfettamente. Tutte le tue preghiere siano fatte con questa disposizione, e quando chiedi questo, chiedilo per amore e con amore, istantaneamente e importunamente. Separa il tuo cuore dalle cose di questo mondo e ricordati che in questo mondo niente altro esiste se non tu e Dio solo. Non allontanare neppure per breve tempo il tuo cuore da Dio. I tuoi pensieri siano semplici e umili. Sempre sollecita la tua attenzione su te stesso e il tuo amor di Dio sopra tutte le cose come profumo che si spande. Rendere grazie a Dio non è altro che un atto interno dell'anima per il quale uno riceve un bene celeste riconoscendo Dio immenso e Signore dell'universo dal quale viene ogni bene. E gode per tutta la gloria che viene a Dio, in quanto è stato reso degno di tale grazie per cui è pronto ad amare Dio sempre più e a servire il donatore di ogni bene. Quando ricevi qualche dono da Dio, offrigli quello che sei con gioia e letizia, umiliando te stesso e disprezzandoti, rinunciando alla tua volontà in modo da poterti dedicare interamente al suo servizio. Rendi molte, anzi infinite grazie, rallegrandoti della potenza e della bontà del Signore, che ti elargisce doni e benefici per i quali ora gli rendi grazie. E se vuoi che il tuo rendimento di grazie sia accetto a Dio, prima di farlo, umilia, rinnega e disprezza te stesso, riconoscendo la tua povertà e miseria. Sii da comprendere che tutto quello che hai lo hai ricevuto dalla munificenza di Dio, godendo e rallegrandoti nel vederti arricchito di grazie e di doni e poco considerando il bene o l'utilità che ne potrebbe derivare affinché tu possa meglio servire Dio. Per il suo desiderio di maggior perfezione si continuava a sottoporre a pesanti mortificazioni e a penitenze sempre più numerose, al punto che la sua salute era ormai compromessa. Un mattino, servendo la Santa Messa, ebbe la rivelazione della sua estrema ora. Pieno di gioia e di letizia, andò a visitare per l'ultima volta i poveri e i benefattori di Villa Real, dando loro la lieta notizia. Fu sorpreso dalla morte al sorgere del 17 maggio 1592.
era il giorno dopo il suo 52esimo compleanno, presso il convento del Rosario a Villarreal, vicino Valencia. Come il giorno della sua nascita, anche il giorno della sua morte ricorreva la domenica di Pentecoste. I funerali videro la partecipazione di una folla immensa di fedeli che volle fare omaggio di una sentita venerazione alla salma del lumine fratello laico francescano che era già universalmente considerato santo. E proprio i miracoli a lui attribuiti si moltiplicarono dopo la morte. Pare che proprio mentre gli facevano le esequie, la sua salma, esposta al pubblico, al momento dell'elevazione, si animò, aprì gli occhi e li fissò sull'ostia e sul calice, e lo stesso miracolo si ripeté il giorno dopo. Fu particolarmente venerato a Napoli, soggetta in quei tempi alla dominazione spagnola. Il culto si concentrò in due grandi centri e celebri conventi francescani un tempo alcantarini, esistenti ancora oggi tra l'altro, San Pasquale a Chiaia a Napoli il primo e San Pasquale al Granatello nella città di Portici il secondo. Quest'ultimo fu costruito dai fratelli minori alcantarini provenienti dalla Spagna e tra questi frati vi era proprio il nostro Pasquale. Qui il santo si occupò prima della cucina e poi della questua, distinguendosi da tutti per cultura, bontà e spiritualità. Il suo nome fu dato a generazioni di bambini in tutto il sud Italia. Fu beatificato 26 anni dopo la morte, il 29 ottobre 1618, da Papa Paolo V e proclamato poi santo il 16 ottobre 1690 da Papa Alessandro VIII. I frati laici alcantarini lo scelsero come loro patrono e perciò nelle loro attività invitavano incessantemente tutti a pregare e ad invocare l'intercessione di San Pasquale. Gli alcantarini furono chiamati anche i monaci di San Pasquale e tutti i luoghi di culto da loro realizzati o in cui si fermavano erano denominati, al di là della loro ufficiale intitolazione, conventi di San Pasquale. Anche il convento alcantarino di cui abbiamo parlato a Portici, al Granatello, intitolato ufficialmente a San Pietro di Alcantara, noto per le sue opere d'arte che poi nel 1769 vi fu aperta la prima scuola di Portici e perché possedeva la più ricca biblioteca, allora considerata la migliore in Campania, da allora fu considerato convento di San Pasquale. I suoi resti, che si veneravano con grande devozione a Villarreal, furono profanati purtroppo e dispersi durante la guerra civile spagnola 1936-1939. In parte furono successivamente recuperati e restituiti alla città solo nel 1952. La sua appassionata devozione per l'Eucaristia ha ispirato nei secoli i tanti artisti che lo hanno raffigurato, tanto che nelle opere d'arte, ma anche nelle immaginette devozionali, compare sempre nell'atto di adorare il Santissimo Sacramento nell'ostensorio. Papa Leone XIII, il 28 novembre 1897, lo proclamò patrono delle opere eucaristiche e dei congressi eucaristici. Popolarmente è considerato patrono dei cuochi e dei pasticceri in base ai suoi umili servizi svolti nel convento. Secondo una tradizione, sarebbe l'inventore dello zabaione, inizialmente chiamato in onore del santo San Bayon. Probabilmente solo in virtù di un'assonanza con il suo nome, a Roma e nell'Italia meridionale, il santo veniva poi invocato in rima dalle donne nubili in cerca di marito con la nota preghiera: San Pasquale Bailonne, protettore delle donne, trovatemi un marito, bianco, rosso e colorito, come voi, ma tale e quale, o glorioso San Pasquale. Ecco perché la chiesa eretta a suo nome, a Roma, era conosciuta anche come la chiesa delle Zitelle. Questi due patronati dei pasticceri e delle donne si intrecciano secondo la leggenda della tradizione popolare romana che racconta di come San Pasquale Bailon, pregato ardentemente da una donna che lo supplicava di riaccendere la passione del marito, le sarebbe apparso in sogno. Rispondendo alle sue richieste, le avrebbe dunque svelato una ricetta per realizzare un particolare liquore da preparare in casa, mettendo assieme alcuni ingredienti e da far bere al coniuge. Una bevanda a base di uova e vino marsalato, lo zabaione appunto, ricetta inizialmente segreta, che poi, come sappiamo, si è diffusa ed è arrivata
tra le mani dei pasticceri di tutto il mondo. Concludiamo così anche oggi la narrazione della storia di questo fratello speciale. Io dal canto mio e da tutta Radio Maria vi auguro una buona giornata, una buona preparazione di Pentecoste. A presto. Che la Madonna ci accompagni sempre. Ciao. Storie di santi e conversioni, a cura di Anna Ines. Tutti abbiamo una missione qui sulla terra, ed è quella di diventare santi. Siamo tutti chiamati ad essere santi. Attraverso le storie di questi nostri fratelli e sorelle maggiori che ci hanno preceduti nella fede, possiamo riconoscerci ed avviarci sulla strada della santità. Vi invitiamo perciò a scoprire ogni giovedì alle 3:15 del pomeriggio, qui sulle onde radio di Friends of Radio Maria, queste storie così umane e straordinarie.